Ciao a tutte, ciao a tutti, benvenute e benvenuti in un nuovo video. Un video che vi aspettavate perché vi avevo promesso, vi avrei portato altre uova di Pasqua ed è così, ve ne ho portata un'altra. Allora, ho scelto quella di Hello Kitty. Come l'ho detto, Hello Kitty, perché mi sembrava sinceramente la meno brutta, diciamo così. Allora, come sapete, ho già aperto quello della Ferry, cioè della Ferragni, che vi lascio nella ID informazioni, e anche quello del Santoro e Kinder piccolino. Vi lascio i video comunque nella ID delle informazioni, così potete tranquillamente recuperarli. Volevo prendere quello del Santoro con l'etichetta, con la bambolina, con il vestitino da ape, però non c'è. E soprattutto uno che desidero tantissimo è quello degli orsetti del cuore. Non lo trovo da nessuna parte, non trovo nemmeno le bustine. Le ho viste dall'amica e ho detto no, 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 ho detto proprio no, le voglio. E quindi adesso mi sto un attimo informando perché ovviamente essendo in zona rossa non posso fare questi gran giri, per cui insomma nelle zone dove riesco ad arrivare, quando esco a fare altre cose, ad esempio la spesa, eccetera, prendo qualcosina se trovo, altrimenti non posso proprio andare alla ricerca in città o in centro, al mare, perché non è il caso uscire per cavolate in questo periodo. E quindi nulla, io ho trovato, c'erano uova di Pasqua di ogni tipo. Veramente di ogni tipo e genere, ma questa mi sembrava quella un pochino più interessante da aprire insieme. Non ho capito se ci sono altre versioni, quindi magari con il peluscino davanti. Io ho trovato solo questa e costava 6 euro e qualcosa, quindi 7 euro. Fatemi sapere se c'è anche la versione appunto con il peluscino davanti, ma sicuramente troverò un peluscino dentro. Qui no, non ho idea di cosa ci sarà dentro perché non c'è scritto. Io vorrei un peluscino, però comunque io adoro il Hello Kitty, è super cute, super kawaii. Non potevo non prenderlo. E nulla, ho pensato anche di prendere il Kinder, ho visto che c'era tipo Toy Story, però costa veramente un sacco. Preferisco magari prenderne di più, però piccolini, anziché prenderne uno grande che costa tantissimo e poi magari neanche vi interessa sapere quello che c'è dentro. Comunque la mia offerta è sempre valida. Adesso non so se aprirò altre uova sul canale perché già ne ho prese tre, però devo dire che mi sono divertita a portare questa serie di video, ma soprattutto io vorrei quello della Bauli, degli orsetti del cuore. Vi ho fatto una testa così, ma continuerò a farvela perché voglio quell'uovo. Voglio gli orsetti del cuore, non si trova nulla qui da nessuna parte e quindi sto un pochettino impazzendo. Io direi di iniziare, vi abbasso, altrimenti credo che non vedete nulla. Iniziamo con lo spacchettamento di questo uovo. Anche questo, come vedete, è legato bene perché ha questo qui da tirare, non ha lo scotch. Quelli con lo scotch sono veramente i più insopportabili e i più odiosi. Come cartoncino hanno scelto questa immagine super cute, molto easy in realtà. C'è scritto Balocco, Hello Kitty, cioccolato finissimo al latte con sorpresa. Quindi veramente super super easy e semplice, molto molto carina. Poi non sappiamo cosa troveremo e questa volta è una sorpresa perché non ho visto nessun video dell'uovo di Hello Kitty, per cui non ho idea di cosa potrò trovare dentro. Ok. Togliamo ovviamente il nastrino. Oh, che meraviglia questo uovo! Quanta cioccolata, ragazzi! Sono piena zeppa di cioccolata in casa. Vado, eh? Si è aperto subito. No, allora, non è un peluche. Oddio. Aiuto, che cos'è questa cosa? Adesso farò una delle mie solite figure. Allora, la texture, diciamo, come si presenta, è molto carino il disegnino. Non capisco però che cos'è, quindi ora devo armarmi di forbici, penso, perché altrimenti questo non si aprirà mai. Devo prendere le forbici che non ho portato. Speriamo di averle nell'astuccio qui. Vediamo subito. Sì, ho le mie forbici natalizie che vi piacciono tanto, super belle. Allora, vado ad aprire. Cos'è? Che cos'è? Non so neanche aprire la bustina. Potrebbe essere, se la devo buttare lì,
quei cosi che si attaccano al telefono dietro, mi viene da pensare, non lo so. Ok, eccoci. Che cos'è? Allora, Hello Kitty, o sono braccialetti? Non capisco. Allora, credo siano braccialetti. Sì, sono piccoli braccialetti elastici. Hello Kitty, devo dire che non è male. Non è male come regalo, sono carini. Certo, non sono chissà che cosa, però devo dire che tutto sommato non mi fanno schifissimo, non sono male. Questo qua rosa poi è super cute. Però avrei preferito, sicuramente avrei preferito, senza ombre di dubbio, o un portachiavi fatto un pochettino meglio, oppure un peluscino di Hello Kitty. Però considerando che costava 7 euro, qualcosa di meglio, io personalmente mi aspettavo. Voi cosa ne dite? Non so com'è, sono un po' perplessa. Non lo so. Credevo fosse quella sorta di elastico da mettere dietro al telefono, ma non credo proprio, non ne ho mai avuto uno in mano, quindi non ho idea di come sia fatto, però non penso sia uno di quelli. È semplicemente un polsino, un braccialettino, e tra l'altro sono carine le immagini che ci sono. Vabbè, qui c'è ovviamente Hello Kitty. Tra l'altro in questi giorni dovrebbe arrivare un aggiornamento per la Switch a tema Hello Kitty, quindi sono anche lì curiosa di vedere, o meglio, più che Hello Kitty, proprio il disegnatore di Hello Kitty, che dovrebbe chiamarsi Sanrio, scusate, sono un pochino basic, Sanrio credo. Comunque sono curiosa di vederlo, ma questo è un altro discorso. Non lo so, sono rimasta un pochino amareggiata. Questo non mi piace neanche tanto, quello rosa è un pochino più accettabile. Anche se, ah, questa è una Hello Kitty sportiva, perché ha la bandana, guardate, e qui ha una borsetta però da palestra, la racchetta e la palletta per giocare a tennis, e lo stesso dietro. Questo cos'è? Boh, il cesto con le palline, credo. E mentre qua invece abbiamo una Hello Kitty tutta marinara, perché c'è l'ancora. Sebastian, io lo chiamo Sebastian il granchio. Io sono una di quelle persone che chiama gli animali con i nomi dei cartoni, quindi il cerbiatto Bambi è una cosa fastidiosissima, lo so, comunque, ok. E qui abbiamo un octopus, quindi un polipetto. Non lo so, non è male, perché comunque è un regalo che puoi utilizzare, lo indossi. Tra l'altro a me starà anche stretto, penso, perché ok che è elastico, però ecco qui, non è niente di che, insomma, un braccialetto di stoffa, tutto sommato, che vanno tra l'altro anche adesso, in questo periodo primaverile. E devo dire che tra tutte le cosine che ho trovato, quindi ovviamente il pettine della Ferragni, poi ho trovato le mollettine delle Santoro, che erano queste qui, che sono stracarine. Infatti dovevo prenderne un altro delle Santoro, però quello lì che voglio io non lo trovo. Comunque le due mollettine sono queste, ve le avevo fatte vedere nel video precedente, e sono stracarine. Questo è un regalo veramente carino. Devono metterci anche magari qualcosa di cartopazzo, che non fa mai schifo, diciamoci la verità. E nulla, quindi questo è ciò che ho trovato. Fatemi sapere sotto se come regalo vi è piaciuto. Io adesso dovrò mettere tutta questa cioccolata, che è veramente tanta, perché guardate quanta cioccolata ho. A Pasqua noi, tra virgolette, youtuber, ci riempiamo di cioccolata e poi non sappiamo dove metterla, rimaniamo incasinatissimi tra mille ricette tutte a tema cioccolato. Infatti avrò la faccia piena di brufoli, anche perché non uscendo di casa è un po' un casino, perché finisci a fare le ricette o comunque proprio a mangiare cioccolata. Adesso ne sento un pezzettino, vediamo se almeno l'uovo è buono, sentiamo. Balocco, è buono, mi piace. Adesso non finisco più di mangiare, ovviamente, perché è buonissimo. Adoro questi video, ne farei mille. Mamma mia. Anche se il mio uovo di Pasqua preferito è il Galak,
Voglio vedere se qualcuno ha la decenza di regalarmelo quest'anno. Intendo, vabbè, è un discorso tra me e mia mamma. Non so se mi seguite su Instagram, ma alla Befana non mi ha fatto la calza, nonostante io sia adulta. Però ogni anno lei me la fa. E quest'anno non me l'ha fatta perché abbiamo messo a posto camera e quindi non le è proprio venuto in mente. Messo a posto camera, nel senso ristrutturato una parte di camera. E me la sono presa a morte perché la volevo anche solo simbolicamente. E quindi la prendo in giro di continuo con sta cosa. Vabbè, cavolate mie. Niente, dai. Basta dilungarci, se no viene un video lungo di nulla. Fatemi sapere se questo regalo vi è piaciuto. Io vi mando un bacione. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!